Torturan a la gente, ahí enfrente. ¡Luchamos y la abriamos de frontieres! ¡Libertad! ¡Freedom! ¡Hurria! ¡Libertad! ¡Freedom! ¡Hurria! ¡Libertad! ¡Freedom! ¡Hurria! ¡Libertad! ¡Luchamos! ¡Apriamo le frontiere! ¡Chiudiamo il lager! ¡Apriamo le frontiere! La policy di chi organizza queste strutture maledette è di rinchiudere i migranti non solo nel CPR, ma addirittura nelle stanze di quelle strutture che non tutti hanno definito degli zoo per umani, strutture che sono state silenziate tramite la vile mossa di togliere i telefoni a chiunque venisse ripreso e messo in quelle strutture, luoghi dove si perde ogni libertà, luoghi dove si perde ogni cura sulla propria persona, in cui si è nelle mani dello Stato, che di questa gente fa esattamente ciò che vuole. Sono luoghi che sono stati denunciati più e più volte per le mancanze sanitarie che hanno prodotto morte, sono luoghi che sono stati denunciati per la totale incuria in cui le persone sono state messe, rinchiuse in strutture detentive illegali come quelle dell'ospedaletto. Solo l'anno scorso un giovane ragazzo ha trovato morte nel CPR, l'ha cercata perché era l'unico modo. Lui era stato rinchiuso nel CPR perché era stato vittima di un pestaggio. Questa è la cosa che succede se sei migrante. Ti viene messo il bollino e della tua vita non interessa più niente a nessuno. Oltre quelle mura non c'è possibilità di diritto, non c'è niente. Queste mura vanno chiuse subito. 20 anni in cui abbiamo trovato solo morti. 20 anni in cui vediamo l'incuria totale e la devastazione che le frontiere della Fortezza Europa stanno producendo sui migranti. Ebbene, qui ancora oggi siamo qui per dire una sola cosa: le strutture come CPR non devono esistere da nessuna parte. L'unica posizione possibile per il CPR è di chiudere ora e adesso. Je viens du Cameroun, je suis noir comme toi, comme ton frère Moussa. D'accord. Et vraiment, on m'a raconté ce qui s'est passé et je suis vraiment désolé. J'étais présent avec mes condoléances. Et espérons qu'il n'y ait pas plus de morts dans cette route et dans toutes ces situations. Voilà. Donc, avant toute chose, d'abord, je tiens à vous remercier par rapport à la mobilisation que vous êtes en train de faire depuis le décès de mon petit frère. Franchement, la famille vous remercie très bien. Attends.